Buongiorno e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Mangio solo prodotti Ocean. Scusatemi il mio aspetto, ma sinceramente è mattina, sono le 8:55. Io penso che non si vede perché ho dovuto posizionare la videocamera molto 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 lontano da me. Però vabbè, vi farò uno zoom. Vi ho fatto lo schermo come sempre che ve lo metto. Oggi è giorno 7 dicembre. Quindi finiremo domani mattina alle 9, il giorno dell'Immacolata, che è l'8. Ho deciso di fare questo video perché se non sbaglio nessuno l'ha mai fatto e quindi mi scuso per il fatto della videocamera, ma nelle prossime clip andremo nella mia postazione video dove si vedrà tutto alla perfezione. È solo perché faceva troppo troppo freddo, da come si potete sentire sto influenzata. Infatti penso che oggi non mi andrò ad allenare, però vediamo un po' perché sto troppo troppo rovinata. Non c'è neanche nessuno che mi accompagna, quindi vabbè. Oggi me la prendo di festa, ci sta. E quindi ho voluto acquistare l'Ocean, questa qui, che è una torta croccante con crema alle nocciole e cacao, marchio Ocean ovviamente. Eccola qua. Sinceramente l'aspetto è bellissimo, vi ho fatto una ripresa che ve la metto, l'aspetto è bellissimo e come sempre io ho il mio bonus latte e allora, andiamo con la prima fettina. L'aspetto è molto bello e anche il profumo è spettacolare. Aggiunto tutto quanto. Bene. Prendo il mio bel pezzettino. L'interno è così, oh. Vi faccio una clip così, oh. Ve la faccio vedere direttamente bene da vicino. Sembra proprio un dolcino fatto in casa, non adoro. Assaggiamo. Buonissima, molto molto buona. Questa è un prodotto Ocean, costava un bel po' perché tutto questo l'ho pagata sui 4 euro, 3,50 euro. Perciò in questo video se vedete che non riesco a seguire tanto comunque il mio stile di video quotidiano, ci sta perché comunque l'Ocean non è che fa prodotti fit, quindi ci sta, ci sta. Più che una crostata sembra tipo la sbriciolata. Devo dire che riempie abbastanza. Quindi io finisco il mio bel lattino. Direi che la colazione è super super andata, molto buona. Riposo tutto. E noi ci vediamo dopo, penso, con direttamente il pranzo. Quindi a dopo. Finalmente si mangia. Con le fettuccine marchio Ocean e con il ragù sempre marchio Ocean, voi già avete visto tutto, non so com'è. Ovviamente c'è sempre meglio fare i ragù fatti in casa, però in questo caso oggi non si cucina perché si acquistano, sto scherzando, prodotti, cioè in questo video sono per i prodotti Ocean. Allora, sono le 13:50, vi faccio il nostro rigorosissimo screen e quindi andiamo ad assaggiare. Ho una fame assurda. Solo che volevo mangiare presto, più cioè tipo all'una, però facendo tante cose mi sono proprio dimenticata di mangiare, se sono sincera. Poi mi è venuto un certo languorino, quindi ok, eccoci qua.
Allora, assaggiamo. Ovviamente io non prediligo questo cibo confezionato, tipo come il ragù, però. E devo dire però, Ocean, ti sei superato. Scusatemi se a volte dico Ocean invece di Ocean, perché qui in casa chiamo tutti Ocean, quindi per me è difficile cambiare la parola. Non badate a questo. Molto buono, devo dire la verità. Pure come valori, ovviamente proteine bassissime, perché vabbè, grassi tipo c'ha per confezione 10 grammi di grassi, 5 di proteine e un paio di carboidrati, non mi ricordo proprio. Però tutto sommato molto molto buono. Non mi vedete ancora truccata perché tra poco, più tardi nel pomeriggio, devo uscire e quindi mi trucco direttamente dopo, e se riesco devo registrarvi anche un video su un pacco che ho acquistato su un sito americano. Però questo video voi lo vedrete tra un paio di settimane, perché devo registrare prima il video del contenuto e poi ve ne parlo, perché con questa azienda mi sono trovata troppo 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 male. Cioè, ma chi ci acquista più, poi ve ne parlerò. Sto contando i macros perché è anche abbastanza inutile. Per semplice fatto perché non so neanche quanti grammi di pasta sto mangiando, perché visto che anche mia mamma doveva cucinare, ha calato la pasta uguale per tutti, infatti questa qua così l'abbiamo anche consumata e quindi ho fatto fare a lei. Quindi oggi diciamo che anche passo libero. Anche se stamattina comunque non mi sono allenata, ho camminato un botto, ci ho fatto già 4.000 passi, perché riordinando la stanza, andando avanti e indietro, una mattina ne ho proprio approfittato per dedicarmi alle cose che veramente trascuro nella settimana, perché non sto mai a casa, quindi proprio ne ho approfittato, e poi anche perché il corpo ha bisogno di riposarsi. Dopo qui penso però che facciamo un, perché ovviamente dopo un, oddio, dopo un pasto ci sta sempre qualcosina di dolce, specialmente nei pasti liberi, quindi dopo ci facciamo un bel dolcino dopo il pranzo e poi io vado a studiare. Pensavo che era caduto il cucchiaio. Vado a studiare per lunedì, perché domani, anche che domenica, registrerò un po' di video. Domani che 8 è pure l'Immacolata, concluderò il video la mattina questo qui, quindi sarò esonerata dalle 24 ore e registrerò nel pomeriggio, se tutto va bene, un video con mia sorella finalmente. E quindi niente, questo è il mio programma. Quindi il pranzo è andato, sono le 13.57, quindi tra 2 minuti esce anche il video, non 3,
il video nuovo sul canale, perché sapete che ogni pomeriggio, cioè diciamo alle 2, esce un nuovo video. Quindi io vado a posare il piatto in cucina e ci vediamo tra poco con il post pranzo, cioè qualcosa di dolce. Merendina, pre-merendina pre-studio. Allora, sono fatto un bel caffettino perché il caffè stamattina, da come avete visto, non l'ho preso e io almeno uno al giorno lo devo prendere. Non l'ho preso stamattina perché ho fatto latte e proteine. Wow, buono. E poi ovviamente dolcino, è sempre quello là di stamattina, Ocean, mi raccomando, lo sto imbrogliando. Ne ho approfittato prima che i miei pranzano e si ce la divorano. Poi ho detto l'ultimo pezzettino me la mangio, perché non so se fino a domani mattina dura, che poi manco a farlo apposta. Io oggi devo andare, cioè oggi pomeriggio, con i miei genitori all'Ocean. Quindi questo video va proprio a pennello oggi all'Ocean, perché ovviamente da noi qui, oh, penso un po' dappertutto, ma non credo, però si fanno i cesti di Natale tipo ai familiari, tipo ai nonni, e quindi noi facciamo i cesti, cioè i cesti con tutti i prodotti alimentari eccetera, e quindi andiamo a fare proprio la spesa per i cesti, e quindi ne approfitto e prenderò qualcosina di sfizioso per domani mattina. Specialmente che domani è 8 ed è l'Immacolata. Infatti sono indecisa, oddio, sono indecisa se domani registrarvi un video per quanto riguarda proprio un vlog, però non lo so. Dipende da quello che farò comunque nel pomeriggio, perché altrimenti fammi vedere che sto a casa non ha tanto senso. E poi slittare il vlog direttamente a lunedì. Ma vedo un po'. Solita frase, classica frase, con l'ultimo sorso di caffè io vado a studiare italiano. Eccomi qua con la cena. Sono appena rientrata a casa, poi non ho fatto nessun pasto dopo l'ultimo. Infatti sono le 21:16. Ok, 21:16, vi faccio lo screen. Come sempre io sto morendo di fame, cioè proprio letteralmente sto proprio sfinita, ho camminato tantissimo e niente, quindi io direi di andare a mangiare. Avete già visto tutto, ho fatto la pasta sfoglia, sempre marchio Ocean, mozzarella marchio Ocean e prosciutto cotto marchio Ocean, cioè semplicemente ho preso la pasta sfoglia, l'ho aperta, non l'ho tagliata, ho messo da una parte tipo come si fa la pedita, tutti gli ingredienti, quindi mozzarella e prosciutto cotto, ho chiuso, di lato l'ho rotolato, e perfetto. Vi faccio proprio da sopra la ripresa mentre lo apro, così vi faccio vedere. No, vabbè, io innamorata veramente. Infatti quando andai all'Ocean, cioè mi diverti tantissimo a cercare tutto, appena le vedi feci no, vabbè, posso fare tipo un calzone ripieno e presi. E vicino bevo questo, è estate zero, perché se non lo bevo non lo bevo più. E praticamente io questo qui lo acquistai in estate, pure prima, assurdo, non bevo estate da una vita. Buonissimo. Poi oggi vi stavo dicendo, non ho fatto
nessuna merenda proprio per tempo, che pensate, per le 5 me ne sono andata al centro commerciale, quindi non ho avuto proprio tempo di fare merenda. Comunque avevamo fatto il pranzo molto 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 tardi. Cioè, guardate qua. Infatti ho una fame assurda. Proprio buona. È la prima volta che io mi cucino tipo questa combo, perché di solito non la faccio mai perché non mi rientra di macros, quindi nella settimana, cioè, evito sempre queste cose. Cioè, adoro, spettacolo. Però questa qui si può fare anche con la pasta fillo. Sì, si può fare. Spettacolare, veramente molto molto buono. Devo dire la verità che questo prosciutto cotto dell'Ocean è una bomba. Poi la mozzarella è molto buona, perché non è la light, è proprio mozzarella. Ovviamente non è mozzarella e bufalo, però non è meglio di niente. Io questo va in giro perché non la fai. Io poi volevo prendere, visto che sono andata all'Ocean, mi pute il naso, andata all'Ocean qualcosa di diverso per la colazione di domani mattina. Poi ho pensato che io avevo già fatto la spesa e quindi avevo preso già una cosa che devo mangiarla a merenda, dovevo farla, quindi domani faremo, cioè non faremo insieme, però vi farò vedere e poi ve lo spiegherò, perché l'ho già anche fit. Vi farò vedere la colazione, che dopo vado anche a prepararla, perché bisogna prepararla prima. Comunque, questi fazzolettini sono pure due, sono molto molto belli. E quindi niente, io ho dato stasera con la cena, sono le 21:26, adesso do una mano a mamma a riordinare tutta la spesa, sono stanca veramente. Iniziate ad editare già anche il vlog. Sì, il vlog, se va bene, ciao Giulia, stai dormendo? Sì. Iniziate ad editare già il video e quindi noi ci becchiamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno, eccoci qua. Oggi è, aspettate, 8 dicembre, sono le 8:27. Faccio lo screen, aspettate. Eccoci qua per concludere questo video challenge di Mangio Solo Prodotti Ocean. È andato abbastanza bene, cioè mi è piaciuto molto, infatti fatemi sapere se devo continuare questa tipologia e quindi portarvi anche altri marchi, perché ho altre idee in mente.
E che vi volevo dire, oggi è l'Immacolata, quindi buona Immacolata a tutti, perché questo video uscirà il giorno dell'Immacolata. Ho fatto un tiramisù con le fette biscottate marchio Ocean e lo yogurt al caffè marchio Ocean. Ho utilizzato 5-6 fette biscottate, quindi una confezione e mezza, perché in quel pacchetto stanno le mini porzioni da 4, e in più ho utilizzato tutti e due gli yogurt perché comunque erano pochi. Vi faccio vedere, vi faccio sempre il video e ve lo metto. Che morbidezza! Che morbidezza! Perché tra l'altro io ho bagnato un po' le fette biscottate con il latte. Che buono. Ti ho bagnato un bel po' le fette biscottate, ho fatto bene. Pensate che una bella spolverata di cacao. Pazzesco. Doveva essere una merenda del genere. Quello che poi ho pensato, a parte che avevo preso pure altre cose, cioè avevo preso dei dessert tipo budini col caramello per mangiarli tipo come pre-nanna. Invece non, perché ieri comunque era abbastanza quella pizza ripiena, ma quella pasta sfoglia. Beh, la mia famiglia sarà molto molto contenta. Comunque se lo rifate, anche tipo come il fage, il fire, scusatemi, a caffè, fateci sempre una spolverata di cacao, mamma mia, secondo me è una bomba. Io ho finito di fare anche la colazione, mi sono divertita tanto 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 a girare questa challenge, quindi fatemi sapere, perché io ho già idee, ho già tante idee di video. Infatti per me dicembre deve durare 2 mesi, perché ho troppe 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 idee. Quindi niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!